La Turchia smentisce lo sconfinamento del suo esercito in territorio siriano, come denunciato da Damasco. Mosca insiste, tuona, stop ai raid turchi. Intanto i bombardamenti russi colpiscono un ospedale di Aleppo, provocando 9 vittime, mentre 14 almeno sono i morti in un altro ospedale colpito da Damasco. Gli Stati Uniti avvertono Putin, stop ai raid sui ribelli anti-Assad. E in Libia, passo avanti nella pacificazione, dopo settimane di tentativi falliti, trovato un accordo sui nomi del futuro governo di unità nazionale. Il caso Regeni al centro di una spy story. Il governo del Cairo smentisce la notizia sul ruolo degli 007 egiziani nella vicenda. Noi non c'entriamo e cooperiamo con l'Italia, ma il nostro pool investigativo inviato in Egitto sospetta. L'autopsia conferma botte e torture sul corpo di Regeni. Un testimone parla del presunto arresto del ricercatore nel giorno della sua sparizione. Ora anche Londra potrebbe aprire un'inchiesta. Dopo una settimana nerissima i mercati provano il rimbalzo, le borse asiatiche positive, Tokyo schizza al 7,2% e anche l'Europa parte ottimista. Milano apre in positivo e va sopra il 4%, lo spread scende a 133 punti base sui Bund e oggi approdano alla Camera le modifiche al bail-in, la direttiva UE che ha introdotto il meccanismo del salvataggio interno degli istituti di credito in crisi. Pensioni, il governo annuncia una mini riforma degli assegni di reversibilità, il testo mira a riordinare le prestazioni assistenziali e previdenziali come strumento unico e aggancia l'erogazione all'indicatore della situazione economica familiare, l'ISEE. Polemiche bipartisan, Damiano del PD attacca, la reversibilità non si tocca, duro il leghista Salvini, il governo specula sui morti, Palazzo Chigi replica, la legge non toglie ma dà e vuole sostenere i più deboli. Fuga rocambolesca di due detenuti dal carcere romano di Rebibbia. I due di nazionalità rumena segano le sbarre e si calano con un lenzuolo, come in un film. Non confermate le voci di una loro cattura a Tivoli, ma è polemica sui tagli alle guardie carcerarie. Ne parleremo in TG Cronache subito dopo il telegiornale. Nel posticipo della 25esima giornata di Serie A la Fiorentina supera l'Inter 2-1 al photo finish e torna terza mentre i nero-azzurri scivolano al quinto posto e ora il Milan vittorioso sul Genoa è a 2 punti dai nero-azzurri, nuovo cambio sulla panchina del Palermo, dopo la sconfitta con il Torino torna Iacchini. Buongiorno, benvenuti al nostro telegiornale. Apriamo con le notizie internazionali, con la Siria al centro dei colloqui di Monaco alla ricerca di una via d'uscita ad una guerra che diventa sempre più sanguinosa ed ingiusta, sempre che le guerre giuste esistano. Di questa mattina sono infatti le notizie che riportano della distruzione di due diversi ospedali. Uno sarebbe stato distrutto dalle bombe dei russi e sarebbero almeno 9 i morti e sarebbe un ospedale sotto il controllo di Médecins Sans Frontières, mentre un altro sarebbe caduto sotto le bombe del regime di Damasco, provocando almeno 14 vittime. L'attacco è avvenuto nei pressi di Maret al-Numan, in Siria, a sud di Aleppo, nella regione settentrionale del paese, nella provincia di Idlib. L'area è da giorni obiettivo dei caccia russi. Le macerie che vedete nella foto sono tutto quello che resta dell'ospedale. L'edificio è stato colpito 4 volte in 2 serie di almeno 2 attacchi a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro. Di 8 membri dello staff non si hanno notizie, ha fatto sapere Medici Senza Frontiere, che denuncia il bombardamento come un attacco deliberato. Un altro ospedale, questa volta a nord di Aleppo, nei pressi della città di Azaz, è stato colpito dai jet governativi di Damasco, almeno 14 le vittime. Mosca ha fatto sapere che i raid su Aleppo continueranno anche con la tregua. Dunque gli appelli lanciati anche ieri dagli Stati Uniti per una sospensione dei bombardamenti sembrano essere caduti nel vuoto. Il premier russo, che ieri aveva ribadito come il presidente Bashar al-Assad sia l'unica autorità legittima in Siria, oggi ha precisato che la Russia non intende mantenere la propria presenza nel paese a tempo indefinito. Dal Cremlino nuove critiche anche contro la Turchia. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha accusato Ankara di favorire l'infiltrazione di forze jihadiste e di mercenari armati in Siria. A preoccupare maggiormente la comunità internazionale è l'inedito asse che si è creato tra Turchia ed Arabia Saudita, che avrebbero in tasca i piani per un'invasione di terra.
Il ministro della difesa di Ankara, Ismet Yılmaz, oggi in Parlamento ha smentito sia lo sconfinamento di 12 pick-up armati e di circa 100 militari nei pressi del valico di Bab al-Salameh, come invece denunciato Bashar al-Assad, che per questo aveva chiesto la convocazione d'urgenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sia che la Turchia abbia in programma di inviare il suo esercito in Siria. Siamo pronti, ha spiegato il ministro degli esteri saudita, Adel Jubeir, ma sono gli Stati Uniti che guidano la coalizione anti-ISIS a decidere i tempi. Intanto quattro caccia F-16 dell'aviazione di Riyadh sono stati dislocati nella base aerea di Incirlik, mentre da stamane nel nord dell'Arabia Saudita è iniziata l'operazione Northern Thunder, Tuono del Nord, la più vasta esercitazione militare mai condotta nell'area e che vede la partecipazione delle forze armate di circa 30 paesi. Sugli sviluppi della crisi siriana è intervenuto anche il segretario della NATO, Stoltenberg, che ha escluso per ora l'invio di truppe di terra in Siria. Adesso l'omicidio di Giulio Regeni al Cairo, oggetto di indagini che vanno al di là di quelle italiane ed egiziane. Si tratta infatti di un caso dalle molteplici sfaccettature, una matassa molto difficile da districare. Quel che certo ha detto il ministro Gentiloni è che il nostro paese, l'Italia, non si accontenterà di certo di una verità di comodo, mentre dal Cairo, dall'Egitto, una nota ufficiale smentisce che il giovane ricercatore sia stato arrestato all'esterno del suo appartamento da agenti egiziani, una notizia che era stata diffusa nei giorni scorsi da diversi organi di stampa. Sia chiaro che non ci accontentiamo di facili ricostruzioni o verità di comodo, Paolo Gentiloni lo ribadisce. La nostra posizione sul caso Regeni resta molto ferma e non sarà il tempo che passa ad attenuare l'impegno del governo italiano. Ma a 3 settimane dalla scomparsa del giovane ricercatore friulano ucciso in Egitto, le parole del ministro degli esteri confermano gli ostacoli concreti nelle indagini. Tra gli inquirenti italiani prende sempre più forza l'ipotesi di un coinvolgimento degli apparati dei servizi egiziani nella vicenda e il pool interforze di polizia e carabinieri inviato al Cairo fatica a fare chiarezza sulla morte di Giulio Regeni. Anche oggi il governo del presidente al-Sisi insiste e smentisce qualsiasi responsabilità, anche indiretta, dell'intelligence egiziana. Il cittadino italiano non è mai stato arrestato per il Ministero dell'Interno, che garantisce di collaborare con l'Italia. Secondo il New York Times, che segue con grande attenzione la vicenda, il fermo del giovane sarebbe stato ripreso da 4 telecamere di sorveglianza dei negozi del quartiere. Il quotidiano americano cita 3 fonti coperte della sicurezza egiziana. Regeni sarebbe stato arrestato, perquisito e portato via, eppure la procura ha acquisito i filmati solo nelle ultime ore e ufficialmente li sta ancora esaminando. Anche sui tabulati telefonici il lavoro procede lentamente, il cellulare della vittima non è mai stato ritrovato e l'esame incrociato sulle celle telefoniche agganciate dal telefono è incompleto. Al momento l'unica informazione certa è che l'ultima chiamata di 20 minuti è stata fatta il 25 gennaio all'amico Gennaro Gervasio. Secondo il Corriere della Sera c'è anche la possibilità che i dati raccolti da Regeni sui sindacati indipendenti per l'Università di Cambridge possano invece essere stati intercettati e venduti da qualcuno a sua insaputa, mettendolo così nel mirino dei servizi. Poi ci sono le indiscrezioni filtrate sulla perizia medico-legale secretata dalla Procura di Giza, confermano i segni delle torture, 7 costole rotte, tracce di scosse elettriche sui genitali, gli stessi metodi denunciati da mesi dai gruppi di attivisti dell'opposizione antigovernativa egiziana, che parlano di almeno 40.000 detenuti politici incarcerati con l'accusa di sovversione e terrorismo. Ma il governo è alle prese anche con le notizie economiche. La notizia che c'è stata una crescita minore del previsto del nostro prodotto interno lordo occupa molto appunto le persone al Ministero dell'Economia. Infatti sembra proprio che si imponga una manovra correttiva. Ma oggi, lunedì, gli occhi sono puntati sulle borse, soprattutto alla luce della settimana nera che si è appena conclusa. È lunedì, ricomincia il rito delle borse e Milano questa mattina va forte, fortissimo. 3 punti percentuali sopra e anche 4, addirittura nel paniere principale, il FTSE MIB, non c'è nemmeno un titolo con segno meno. Seduta fin qui un po' particolare però, perché Draghi parlerà solo nel pomeriggio, Wall Street rimane chiusa per festività e così non è rimasto che associarsi al rialzo asiatico, rialzo che su quei mercati lontani interrompe una serie di 5 sedute negative. Tokyo questa mattina più 7%, mentre la banca centrale cinese
fissato il cambio del suo yuan a livelli più alti, attenuando i timori di svalutazione. Sui mercati vicini, vedi il nostro, l'attenzione si concentra sempre sulle banche. Tra quelle quotate si ragiona ormai della fusione tra la Popolare di Milano e il Banco Popolare, che avverrà, secondo dichiarazioni arrivate dai vertici degli istituti, senza aumenti di capitale. Rassicurazione necessaria perché in fondo questa è l'operazione test con cui si avvia la stagione. Farlo nel modo più lineare, senza scosse, aiuta, e aiuta soprattutto il governo dopo il mezzo flop incassato sul tema delle sofferenze con il modello imposto dall'Europa, tutt'altro che risolutivo. Però c'è anche una questione che riguarda banche che quotate non sono. Il credito cooperativo, le banche di comunità radicate sul territorio che la riforma del governo in parte rafforza, in parte però snatura. La polemica è sulla soglia dei 200 milioni di euro di patrimonio che permetterà ad alcuni istituti cooperativi di non aderire alla holding bancaria, pagando comunque una penale. Il dettaglio tecnico ha suscitato voci dissonanti anche nel governo, vedi il vice ministro all'economia Zanetti, per il quale l'obbligo di aderire alla holding o c'è per tutti o per nessuno. Il fatto è che alcuni di questi istituti che potrebbero avvantaggiarsi di queste norme sono toscani, come Renzi, hanno ricordato varie voci dell'opposizione. Tema molto tecnico comunque, che rimane sullo sfondo mentre si raffredda lo spread, e contemporaneamente la Banca d'Italia avverte che nel 2015 il debito pubblico italiano è aumentato di oltre 33 miliardi di euro. È sceso però a dicembre. Dato questo molto utile se fosse tendenza, perché potrebbe compensare il vuoto lasciato dalla deludente crescita del PIL in uno dei parametri passati al setaccio da Bruxelles. Ecco, dunque, al centro dell'attenzione c'è il famigerato bail-in, il salvataggio interno che prevede l'entrata in gioco di parte delle risorse dei correntisti, delle banche in questione, al di là di una certa soglia che è stabilita in 100.000 euro. Una questione che è dunque molto delicata e anche spinosa. La sfida all'Europa parte oggi pomeriggio dalla Camera, dove è in programma il dibattito sull'applicazione delle direttive europee che regolamentano le crisi bancarie. Nel mirino il discusso bail-in, il salvataggio interno che coinvolge direttamente azionisti, obbligazionisti e titolari di depositi superiori ai 100.000 euro. Il PD ha preparato una mozione presentata dal capogruppo in Commissione Finanza Pelillo, che in sostanza chiede all'Unione di consentire ai Paesi di anticipare quella verifica sull'impatto del bail-in prevista per il 2018, dopo due anni dall'entrata in vigore. L'obiettivo è incassare una introduzione graduale della direttiva, esattamente la richiesta messa sul tavolo un paio di settimane fa dal governatore Visco e più recentemente appoggiata anche dal Ministero dell'Economia. A loro aveva già risposto negativamente il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, escludendo la possibilità di qualsiasi tipo di modifica. Per l'Unione è impossibile intervenire su una direttiva adottata nel 2014 con il consenso della stragrande maggioranza al Parlamento europeo e con l'accordo unanime degli Stati membri. Provvedimento approvato poi dal nostro Parlamento lo scorso luglio con il voto della maggioranza. Bocciato da 5 Stelle, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, forze d'opposizione che ora tornano alla carica con loro mozioni per la modifica del bail-in. Per i 5 Stelle le nuove regole bancarie sono all'origine anche dei crolli dei mercati della scorsa settimana, per questo nella mozione annunciata da Alessio Villarosa chiedono il rinvio immediato dell'applicazione del bail-in. Qualche giorno fa sul blog di Grillo era stato messo in evidenza che se i casi Montepaschi o Banca Etruria fossero esplosi dopo il 1 gennaio, tutti i correntisti avrebbero subito danni pesantissimi. La mozione del Movimento avrebbe già incassato il sì di Forza Italia, Lega e SEL. Monta la polemica politica su quella che il governo definisce la razionalizzazione del sistema pensionistico e che andrebbe ad intaccare le pensioni di reversibilità. Cerchiamo allora di capire in che cosa il governo vuole intervenire e quali sono i punti a chi spetta questa pensione di reversibilità del coniuge defunto e in quale misura. Stavolta la miccia che fa divampare la polemica è il disegno di legge delega di contrasto alla povertà, varato dal Consiglio dei Ministri alla fine di gennaio e approdato in Commissione Lavoro alla Camera. In esso, infatti, si prevede testuale la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale, nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi. In queste categorie, evidentemente, rientrano anche le pensioni di reversibilità, ovvero quelle erogate agli eredi alla morte del pensionato o del lavoratore che, al momento del decesso, abbia maturato i requisiti per l'assegno. Allo stato attuale la reversibilità ha dei limiti legati in primo luogo al numero degli eredi, solo il coniuge, il coniuge e un figlio, il coniuge e due o più figli.
Naturalmente esistono anche dei paletti legati al reddito, nel senso che l'assegno maturato dal familiare deceduto viene decurtato in relazione al reddito individuale dell'erede se superiore a 3, 4 o 5 volte la pensione minima. Ecco il punto, reddito individuale. Il governo invece vorrebbe assimilare la pensione di reversibilità ad una prestazione assistenziale e legare la sua erogazione all'ISEE, anche se solo alla componente reddituale, esclusa dunque quella patrimoniale, che misura il reddito familiare. Inevitabilmente tutto ciò porterebbe alla riduzione della platea di coloro che ne avrebbero diritto. Una misura contestata sia dal segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, il governo specula sui morti, le sue durissime parole, sia dal presidente della Commissione Lavoro della Camera, Damiano, PD, che ha definito inaccettabile l'ipotesi di tagliare le pensioni di reversibilità. Se ci saranno interventi di razionalizzazione saranno solo per evitare sprechi e duplicazioni, non per fare cassa in una guerra tra poveri. La delega del governo dà, non toglie. Questa è la replica dell'esecutivo che intanto deve fare i conti anche con una crescita inferiore alle attese e dunque con possibili aggiustamenti in primavera, come li ha definiti ieri il vice ministro dell'economia Enrico Zanetti. Aggiustamenti che si potrebbero rendere necessari per far quadrare i conti, in particolare sul deficit, parametro essenziale per l'Europa ancor di più nel momento in cui la nostra legge di stabilità è sotto esame e la flessibilità richiesta attende un difficile via libera. Una parola, aggiustamenti che in molti hanno tradotto con manovra correttiva. In ogni caso l'accelerazione della spending review potrebbe essere fondamentale ed evitare dunque di ricorrere ad inasprimenti fiscali, che sarebbero difficili da spiegare per un premier che anche oggi sulla sua E-News ha rivendicato l'abbassamento delle tasse, anche se, ha aggiunto, accontentare tutti è impossibile. Ma prima ancora delle pensioni, al governo preme mettere un punto alla questione spinosissima delle unioni civili, che vede pareri divergenti anche all'interno della stessa maggioranza. Stralcio e super canguro. È su queste due parole che si consumerà domani pomeriggio a Palazzo Madama lo scontro sulle unioni civili. A poche ore dal voto, infatti, all'orizzonte non c'è traccia d'intesa sulla stepchild adoption. Ieri è tornato alla carica anche al leader di NCD, Angelino Alfano, che, forte dei sondaggi che danno la maggioranza degli italiani contrari all'adozione, si è appellato direttamente ai senatori cattolici del PD e del Movimento 5 Stelle affinché facciano saltare la norma che permette alle coppie omosessuali di adottare il figlio naturale del partner. La posizione del PD però non cambia, la stepchild resta, così come resta il supercanguro, l'emendamento in grado di spazzar via quasi tutte le modifiche presentate dalle opposizioni, compresa quella dei cattolici del PD, che trasformerebbe l'adozione in affido rafforzato. A meno che la Lega non ci ripensi e cancelli il 90% degli oltre 5.000 emendamenti presentati, il PD rimane fermo nella decisione di non ritirarlo. Il Partito Democratico ha fatto anche qualche conto, i numeri per far passare il DDL ci sarebbero pure, anche se in bilico, ma nell'ottica di non tirare troppo la corda né con l'opinione pubblica né col fronte cattolico interno al partito, sta valutando concretamente l'ipotesi di spacchettare il canguro in due parti, una sui diritti e doveri, l'altra sulla stepchild adoption, la prima con voto palese, la seconda invece a scrutinio segreto, così da lasciare ai cattodem la possibilità di riformulare la norma con eventuali modifiche. Nel pomeriggio al Senato ci sarà un vertice tra i cattodem e il capogruppo Zanda, al quale parteciperà anche il ministro delle riforme Maria Elena Boschi, alla quale Renzi ha affidato la delicata mediazione. Ma l'ipotesi spacchettamento non piace né ai centristi, per i quali l'unica via possibile è lo stralcio dell'adozione, né alla sinistra del PD, che non vuole stravolgimenti al testo originale. In ogni caso, ogni decisione su spacchettamenti e voti segreti spetterà al presidente del Senato Grasso. In apertura del telegiornale abbiamo parlato delle notizie drammatiche che arrivano dalla Siria, ma un altro fronte molto caldo e a noi molto vicino è quello libico, dove dopo mesi di trattative sembra che stia per arrivare al suo insediamento il governo che dovrebbe rappresentare l'unità nazionale. Su questo punto oggi le Nazioni Unite sembrano essere ottimiste. Il viaggio verso la pace del popolo libico è finalmente partito, scrive stamattina su Twitter, con forse giusta enfasi, Martin Kobler, incaricato speciale delle Nazioni Unite. Vedremo se il percorso riuscirà anche a concludersi felicemente, perché la strada appena aperta resta piena di insidie.
Questo è Fayez Sarraj, deputato del Parlamento di Tobruk, uno dei due governi che oggi come oggi si dividono la Libia, quello che ha avuto il riconoscimento internazionale. Circa 4 mesi fa le Nazioni Unite l'avevano proposto come potenziale primo ministro. Ieri sera ha annunciato lui, quindi dal Marocco, dove si svolgevano i colloqui, che si era trovato l'accordo su una nuova lista di ministri. 18 in tutto, tra i quali 3 donne. I nomi non sono stati ancora diffusi. Parlavamo di nuova lista perché il mese scorso ne era già stata approvata un'altra con 32 dicasteri, che era stata però bocciata dallo stesso Parlamento di Tobruk. Siamo quindi a un secondo tentativo e anche questo avrà bisogno del sì di Tobruk con almeno 2/3 dei voti. La scelta dei ministri, ha detto Farraci, è stata fatta cercando di tenere in considerazione fattori come competenza ed esperienza, compito già non facile, criteri ai quali si sono dovuti aggiungere anche il rispetto delle divisioni geografiche del paese, dello spettro politico della Libia di oggi e delle componenti della società. Insomma, un mosaico che speriamo riesca a conservare tutti i suoi tasselli, soprattutto perché non è ancora chiaro se sia stata trovata una soluzione al ruolo da affidare al potentissimo e molto discusso generale Haftar, che attualmente comanda le truppe legate al governo di Tobruk. È finalmente una buona notizia, ha comunque commentato da Bruxelles, dove si tiene la riunione dei ministri degli esteri dell'Unione, Federica Mogherini. Buona notizia per l'Europa e soprattutto per il paese che, anche per ragioni geografiche, è il più interessato alla stabilità della Libia, cioè l'Italia. Il primo obiettivo del neonato governo, se e quando diventerà operativo, sarà ovviamente quello di superare le divisioni nel paese e concentrarsi sulla lotta all'ISIS, che continua un'espansione che finora è sembrata inarrestabile. Le ultime conquiste riguardano Sidra e Ras Lanuf, dove lo Stato islamico ha messo le mani anche su un'impressionante quantità di tank blindati e cannoni. Scenari dunque di forte instabilità politica e di conflitto che portano milioni di persone a cercare rifugio in Europa. E a proposito dei migranti, la risposta europea alla crisi dei profughi sarà data con la Grecia e non contro la Grecia, ha detto poco fa il portavoce della Commissione europea Skinas. Faremo tutto quello che possiamo per sostenere i nostri stati ad affrontare questo flusso di profughi, che è il più importante dalla seconda guerra mondiale. Sappiamo che in ballo all'Unione Europea c'è stata anche la possibilità di isolare la Grecia, appunto, e di escludere dal trattato di Schengen. Passiamo a Papa Francesco, perché continua il suo viaggio in Messico. Tra meno di un'ora il pontefice partirà per Tuxtla Gutierrez, che è la capitale del Chiapas, estremo sud del paese, luogo di immigrazione, rivolte sociali e dolorose memorie indigene. A San Cristobal de las Casas celebrerà intorno alle 17 la Santa Messa con le comunità indigene nel centro sportivo municipale, una tappa importante che segue quella simbolica di ieri nelle zone più pericolose del paese, mai visitate prima da un pontefice. Terra poverissima di confine, Ecatepec, patria di Narcos e di sicari, dove Francesco ha voluto lanciare il suo messaggio forte contro le tre tentazioni che degradano l'animo umano, dice: fama, ricchezza e potere. Siamo arrivati alle notizie sportive con il campionato di calcio che si appresta a vivere un finale di stagione combattuto ed interessante su tutti i versanti. Vediamo qual è. La 25esima giornata va in archivio lasciando dietro verdetti non decisivi ma sicuramente pesanti. Lo scontro per il primato ha visto trionfare la Juve, quello per il terzo posto la Fiorentina. Entrambe le sfide sono state decise mentre già scorrevano i titoli di coda da proteste istintive di Zaza e Babacar, eroi per caso. Dalla panchina alla gloria in pochi minuti. Allegri se la gode, Paolo Sosa pure, Sarri riflette, Mancini invece non parla perché l'Inter ha scelto la strada del silenzio stampa in polemica con alcune decisioni dell'arbitro Mazzoleni. Ma a parte l'esagerata espulsione di Telles, la notte del Franchi ha ribadito che l'Inter è una squadra in piena crisi. Lo dice il gioco, lo dicono i numeri, 9 punti nelle ultime 9 gare, con 8 espulsioni, 25 partite, solo l'Atalanta ha fatto peggio. La Fiorentina ha vinto con merito perché ha costruito di più e perché ha un giocatore in grado di illuminare la manovra, Borja Valero, esattamente quello che manca a Mancini. L'arrivo di Eder, sponsorizzato dal tecnico nerazzurro, è ancora un enigma. Forse l'ha capito anche Toir, in tribuna ieri al Franchi. La volata Champions promette spettacolo, la Fiorentina ora è terza con 49 punti, 2 in più della Roma. Più staccate le milanesi, con l'Inter ferma a 45 e il Milan a 43. I rossoneri hanno superato l'ostacolo Genoa senza affanni con una sola sbavatura. Un finale di partita pieno di preoccupazione per il gol dell'ex Cerci che ha fatto infuriare Mihajlovic. D'ora in avanti chi non si sacrifica fino alla fine non giocherà più, ha detto il tecnico rossonero, destinatario della sfuriata, l'indolente Balotelli. Al traguardo mancano 13 turni, tutto è ancora in gioco.
Molto ora dipenderà da quale sarà la reazione del Napoli. Una prima risposta si avrà già nel posticipo di lunedì con il Milan. Inoltre, c'è da capire quanto peserà la Champions nel futuro della Juve, anche se la rosa bianconera appare attrezzata per lunghi viaggi. Il resto della giornata, raccontato la crisi del Palermo, logorato dai continui cambi di allenatore, e di questa mattina la notizia del ritorno di Iachini. Non è un bel momento nemmeno per la Sampdoria di Vincenzo Montella, che nelle ultime 7 gare ha raccolto la miseria di 2 punti e ora la zona pericola è un passo. Salgono invece le quotazioni di Bologna e Torino, trascinate dai rinati Destro e Immobile. Era l'ultima notizia, restate però sulla 7 perché l'informazione continua con TG Cronache e Caterina Bizzarri. Molti saranno gli argomenti affrontati, tra cui ci si chiederà come è stato possibile che 2 detenuti siano riusciti a fuggire dal carcere romano di Rebibbia, segando le sbarre e calandosi con delle lenzuola proprio come in un film. Sono le 13:54, grazie per essere stati con noi e a domani se vorrete. Arrivederci.